sei avvicinato per prima volta alla musica? Da bambino. Anch'io. Qual è il concerto più bello che hai visto? Spero il prossimo, non lo so. Io posso dire in arco di 10 anni, 4 flash che mi vengono per prima cosa in mente sono un concerto in do minore di quartetto di archi a Groznyan di Shostakovich, poi un concerto post-hardcore dei Lumen di Repubblica Ceca, che era un concerto, eravamo in 7, era la cosa, non li conoscevo neanche quando sono andata a sentirli a Split. E poi Massive Attack a Zagabria, una bomba. E recente, forse prima di lockdown di l'anno scorso, un'apertura di release party di un'etichetta di elettronica sperimentale a Berlino, Flussing, una serata piccola, 50 di persone, meravigliosa, vero? C'era anche te. Raccontaci un ricordo particolarmente felice legato alla musica. Andare in tour. Ah, è vero. Comunque tutto. Perché brucia sempre. Qual è la tua routine artistica? Allora, non è così semplice rispondere a questa domanda. Perché insomma, può variare a seconda di quali sono gli obiettivi che vuoi avere. Cosa dici? Io dico che per me è la costanza, cioè non c'è una routine, è un lavoro costante per me. La mattina il focus è su creare, insomma, o produrre, o insomma, cioè è difficile rispondere perché comunque per noi entrambi è una costante di nostre giornate. E poi sì, si può andare nei dettagli in certi tipi di lavori diversi, quale sarebbe, però secondo me deve essere una presenza continua, non la routine. Di quale strumenti non potresti fare a meno? Allora, da quando ce l'ho il sampler, il mio sampler, che non è solo un sampler, insomma, uno strumento che si chiama Octatrack. Se fosse qua farei questo. Aspetta, l'ha disegnato, guarda. È circa così, Octatrack. Vedi, quando non ce l'ho davanti lo devo disegnare, perché... Per me, sì, anche per me, il mio sampler, Digitact, la mia voce, e poi sì, PC, scheda audio, per lavorarci, insomma. Cosa c'è nella tua playlist personale? Nella mia playlist personale, dipende dai periodi, al momento ascolto molto Footwork, e... quest'ultimo mese sono sotto con Young Fathers e in preparazione a tutorare questo laboratorio, magari un percorso di hip hop dai fine anni 70 ad oggi. Sì, io ascolto ultimamente molta electro da Detroit. Da cosa trai la ispirazione per realizzare i tuoi brani? Dalla vita? Dall'avventura? Dalla ribellione? Dal suono stesso? Dalla ispirazione stessa? Questo lo taglia. Definisci te e il tuo stile con 3 aggettivi. Allora, definisco il mio stile perché il me non riesco a definirlo. Comunque io sono il mio stile.
Allora, crudo, ritmadelico, suggestivo, elaborato, live, è carico. È carico. Grazie ragazzi, noi siamo i Sobbist, ci vediamo a Casalecchio Flow. Oppure anche sull'internet, sullo Zoom. Comunque ci siamo, vi faremo vedere tutto. Tutto, tutto, tutto. Ciao. Makes me be myself.